Ehi, V. Grazie di essere qui. Parlare con Maiko è come giocare a scacchi 3D. Non farti sviare. Ti spiace essere un po' più specifica? Mi piacerebbe sapere cosa mi aspetta. Aspettati di tutto. Dagliene l'opportunità e ti comanderà a bacchetta facendoti credere di essere tu ad avere il controllo. Mi sa che conosco il tipo. Qualche dettaglio in più ci sarà utile, visto che stiamo andando a parlarle, non credi? No, lascia parlare me. Come pensi di convincerla a darci una mano? Dicendole la verità. Su Evelyn. Cos'è successo e perché? E funzionerà? No, dovremmo improvvisare. Sembri un fascio di nervi. Ho una mezza idea di uccidere quei bastardi con le mie mani. Quindi sì, si può dire che sono un po' nervosa. Sono pronta, andiamo. Aspetta, apro io. Si direbbe che tu sia già passata di qui. Più di una volta. L'ho fatto, qualche volta. Un gioco da ragazzi. Seguimi. Judy Alvarez, ti direi che è un piacere vederti, ma non è da me mentire. E non mi piacciono le feste a sorpresa, questo lo sai. Sì, e scommetto che so anche perché. Pensavo che avessi toccato il fondo unendoti alle Mox. Ma a quanto pare sei caduta ancora più in basso. Frequenti persone molto poco gradite. Sì, V, parlo di te. Ho lasciato un ricordo indelebile. Bene, ci siamo viste una volta e ti ricordi di me. Il mio lavoro, tra le altre cose, è ricordarmi dei clienti sgraditi. E ovviamente è mia responsabilità occuparmi di loro. Ora, cosa dovrei fare con te? Non fare caso a me, sono qui per mimetizzarmi con l'ambiente. Non ne hai motivo? Perché sei qui? Mi accerto che Judy abbia ciò per cui è venuta. Per Jude sarebbe più facile senza di te. Mi pare che tu sappia solo dare fiato alla bocca. Che patetico tentativo di farmi incazzare. Ora che fai? Passi alle minacce? Beh, non si può mai escludere la violenza. Avete finito di dire stronzate? Perché se avete finito vorrei parlare d'affari. Il fatto è che tra pochissimo la sicurezza scoprirà che voi due siete qui. Avete due opzioni, uscire come siete entrate o farvi buttare fuori. E non fraintendere, Jude. Farei volentieri due chiacchiere. Ne è passato di tempo dall'ultima volta. Ma non sei al sicuro qui al Clouds. Specialmente con lei al tuo fianco. Ne ho abbastanza. Me ne vado. Ottima idea. Hai scelto di stare dalla parte sbagliata, Maiko. Sarò io a deciderlo. Non sono tua nemica. E io non ho chiesto la tua opinione. Beh, è andata alla grande.
Non mi ha nemmeno lasciato parlare. Non preoccuparti, è tutta scena. Doveva far vedere chi è il capo. L'abbiamo preso alla sprovvista, non poteva fare altro che buttarci fuori. Ti chiamerà presto chiedendoti cosa volevamo davvero. Potresti avere ragione. Avete dei trascorsi? Tempo fa, sì. Forse perché mi sentivo sola. Come tutti a Night City. Lei era diversa allora. E anch'io. Non possiamo fidarci di persone per cui contano solo i numeri. Per loro il confine tra darti una pacca sulle spalle o accoltellarti alla schiena è davvero sottilissimo. Lo so, sono d'accordo con te, io... Ecco, una volta ero cotta di lei. Mi ci è voluto un bel po' di tempo per capire chi è veramente. Eppure, onesta o corrotta, ci serve. Pensa, potevamo farci una nuotata stamattina. Ti farebbe bene distrarti. Farebbe bene anche a me, in realtà. Non sarebbe stato proprio per distrarci. Ho un'idea che mi frulla in testa. Ci sto lavorando, ma non so cosa salterà fuori. Come no? Tu, un deck e un Mai Tai con un ombrellino. Non ti ci vedo molto. No, se mi dai un deck mi metto a rimuginare all'infinito. E in questo momento preferisco evitare. Vai al piano terra. Voglio andarmene da qui. Ho avuto la sensazione che il mondo sarà un posto migliore senza di lui. E quella sensazione era fortissima, cazzo. È necessario dire cosa succederà alla legge se voi ci... Sai, la vendetta non risolve niente. Alla gente piace pensare che sia la soluzione miracolosa al suo dolore, ma... non è così che funziona. I bastardi non hanno mandato nessuno a sistemarlo. Modera il linguaggio. Non vedi con chi stai parlando? Non importa. Che vi serve? Beh, ci serve qualcuno che sistemi il tubo. E magari anche qualcosa per riparare alcune unità. L'acqua ha fatto un sacco di danni. Va bene. Dobbiamo tornare da Maiko con qualcosa di grosso. Fare appello al suo senso della giustizia non è bastato? Maiko lavora solo con qualcosa di concreto. Per un attimo ho pensato che ti fossi data per vinta. Vi, passo le giornate a sintonizzare Virtue in uno scantinato. Sai che probabilità c'è che qualcuno mi faccia saltare la testa? Minima. Come l'empatia di Maiko. A differenza tua, io non rischio la vita ogni giorno. Ma non è finita. Non ancora. Beh, anch'io preferisco le cose concrete. Quindi è questo che conta per te. Quanti ne uccidi, quante munizioni usi e quanti è di guadagni. Non si può vivere solo di arte
e di sogni di libertà. A volte bisogna sporcarsi le mani. Quindi, ora che si fa? Devo pensarci. Ci serve altra gente, poco ma sicuro. Parlerò con le donne. Ti chiamo appena ho qualcosa. A presto, Vi. E grazie.